Amiche ed amici di montediprocita.com, siamo qui al Toni Chiovato di Baia, questa volta con il mister dell'ASD Monte di Procida Calcio, mister Ambrosino. Allora mister, prima di tutto complimenti, il Monte di Procida, sorpresa del campionato, è venuta qui nella Tana del Lupo contro la capolista Sibilla, ha fatto un primo tempo molto buono, poi la reazione della Sibilla, però tutto sommato ce la siamo giocata fino al 90esimo. Sì, è stato un punto secondo me meritato, è stata una partita che sapevamo delle difficoltà perché la Sibilla in casa finora le ha tutte vinte, quindi da parte nostra c'è un altro piccolo record in questa stagione stupenda che stiamo disputando, di aver fermato i candidati principali alla vittoria finale. Questo sicuramente per noi è un grande motivo d'orgoglio. È ovvio che il campo ha penalizzato le nostre giocate e ha valorizzato, diciamo, quelle che sono le loro, con questi giocatori davanti bravi a tenere palla, a fare da sponda, a fare spezzate, bravi sulle palle inattive. Peccato, perché se fosse stato un campo diverso sicuramente l'avremmo giocata diversamente, magari anche forse perdendola, ma con qualche chance più di vincerla. Eh sì, perché chi ha visto giocare il Monte di Procida, soprattutto al Vezzuto Marasco, ha visto sempre una squadra che gioca palla a terra. Oggi giocare palla a terra era quasi impossibile. Sì, ci abbiamo provato, però dopo 5 minuti abbiamo capito che il campo non era idoneo per poterlo fare e quindi di conseguenza ci siamo dovuti adeguare alla situazione. I ragazzi comunque vanno fatti gli elogi perché hanno disputato una grande partita sotto l'aspetto dell'impegno. È ovvio che sotto l'aspetto tecnico siamo stati penalizzati, però venire qui a Bacoli e portare a via un punto sicuramente per noi è una grande soddisfazione. Allora, sul 1-0 per il Monte di Procida abbiamo avuto anche altre occasioni per raddoppiarla e probabilmente per chiuderla. Quanto male fa in panchina vedere per esempio una palla che esce di pochi centimetri? Ma il calcio purtroppo è questo, noi siamo stati vicini al 2-0 e poi magari nell'occasione meno opportuna abbiamo preso l'1-0. Il calcio è fatto di episodi, se gli episodi sono a tuo favore riesci a vincere, altrimenti è andata così. Però ripeto, venire qui a Bacoli e portare via un punto per noi è un motivo di grande soddisfazione. Visto che il Monte di Procida era una sorpresa ed oggi è una realtà meravigliosa del girone, ricordiamo anche il prossimo appuntamento della settimana prossima, perché anche quello determinante sia per la classifica, sia per il morale, sia per la stagione. Sì, sappiamo che domenica arriva, sabato abbiamo l'Ischia in casa, un'altra partita difficilissima, come da qui d'altronde alla fine. Le prepareremo tutte perché ormai non siamo più una sorpresa, siamo una realtà che vuole cercare di arrivare più lontano possibile con grande lavoro, con grande sacrificio e con grande passione, lasciando le chiacchiere ad altri, a cui piace farne molto, ma noi siamo dediti al lavoro e siamo grandi professionisti. Parlo della mia squadra e parlo anche della mia società. E allora noi ringraziamo mister. Buon lavoro. Grazie a voi. Siamo con il mister della Sibilla, mister De Stefano, partita appena terminata, 1-1, il primo gol del Monte di Procida nel primo tempo, reazione della Sibilla, pareggio nella ripresa. Partiamo dal risultato, risultato giusto per il mister? Penso che ci sta abbastanza stretto, pure perché secondo tempo abbiamo avuto, già nel primo tempo potevamo sbloccare la partita in diverse occasioni, poi un errore grossolano purtroppo del nostro portiere, ma capita, ha permesso loro di chiudere il primo tempo in vantaggio. Abbiamo avuto una reazione da grandissima squadra, il secondo tempo penso che sia stata una gara a senso unico, non me ne vogliono il Monte di Procida, che comunque è un'ottima squadra, squadra importante, una squadra ben messa in campo, che ha il primo tempo ci ha creato pure dei grattacapi, per il secondo tempo siamo venuti fuori, oltre al pareggio che è strameritato, secondo me sui punti meritavamo qualcosa in più. Mister, dicevamo del terreno molto pesante che purtroppo ha comunque limitato dei giocatori che hanno i piedi buoni. Vabbè, già la posta in palio è molto alta, quindi condiziona un po' quella che è l'andamento della partita. Poi si mette il terreno che diventa a tratti impraticabile, basta vedere il gol che abbiamo subito, voglio dire, per una circostanza, voglio dire, veramente grave, che comunque già avevo detto ai miei giocatori che poteva capitare un errore del genere, bisogna stare attenti alla palla. Hai dovuto snaturare un attimo quello che è le giocate, voglio dire, dovevi cercare di mettere questa palla su, scavalcare un attimo il centrocampo e attaccare la seconda palla. Però alla fine, voglio dire, è venuta fuori una bella partita, secondo me. La Sibilla quindi passa indenne anche il derby.
si avvia nell'ultima parte del campionato, ovviamente cercando in tutti i modi di vincerlo. Vabbè, è chiaro, non ci nascondiamo, come così non si deve nascondere il Monte di Procida, che è stato intelligente a volare basso per questi mesi, però io ho sempre saputo che è una squadra importante, che annovera di giocatori che fanno la differenza nella categoria, hanno un allenatore di grossa esperienza. Cercheremo di mantenere questo vantaggio di 2 punti fino alla fine del campionato, ma comunque il Monte di Procida è lì, e oggi se dovesse vincere l'Ischia si riavvicina, quindi è tutto, non è cambiato assolutamente nulla. Grazie e buon lavoro, mister. Ecco qui, adesso siamo con il presidente, il vicepresidente della SD Monte di Procida Calcio. Allora, venire qui al Toni Chiovato e fare questo tipo di partita, ormai il Monte di Procida non può dirsi più una sorpresa del campionato. No, sicuramente non lo siamo più oggi una sorpresa, una bellissima, è stata una bella gara, purtroppo un poco, insomma, il campo non era proprio non era il nostro gioco, insomma, molto, molto pesante, e abbiamo fatto una bella partita comunque. Devo fare tutti i complimenti al mister e ai ragazzi, ottimo comportamento in campo, io credo che forse noi meritavamo qualcosa in più. Allora, presidente, noi peraltro siete arrivati qui al Toni Chiovato con un giornalino della squadra che faceva riferimento ad un grande Scibacco, grande protagonista sia della vita sportiva calcistica di Bacoli sia di quella montese. Sì, il giornalino infatti noi lo facciamo solo quando giochiamo in casa, questa volta abbiamo voluto farlo in questa occasione perché l'amico Scibacco è stato con noi 10 anni, veramente sono stati 10 anni proprio stupendi, e lui era insomma il perno principale della Sibilla degli anni 70, 80, 90, diciamo così, meritava e... In questo momento, con questo pareggio, devo dire la verità, mi sento, sono contento di questo pareggio, sono contento per lui. E allora, abbiamo detto Monte di Procida non più sorpresa, quindi dobbiamo decisamente puntare non solo ai playoff, ma di continuare a fare un campionato così gagliardo come è stato fatto fino adesso. Sì, sicuramente, sicuramente. Oggi abbiamo giocato bene, però purtroppo non abbiamo espresso il calcio che di solito facciamo. Speriamo che le altre partite saranno tutte vittorie. Non l'abbiamo espresso anche perché, e chiudo, molti giocatori dai piedi buoni purtroppo su questo campo, come dicevi, sono un po' limitati. Sì, sì, sicuramente sono penalizzati, questo non era il campo adatto per il nostro gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi e al nostro mister per aver creato una squadra che ci dà soddisfazioni, e ogni volta che andiamo a vedere una partita, che giochiamo la domenica, è veramente un divertimento. Grazie mille.